Ben ritrovati con il vostro e nostro TG di Stretto. È confermata la fiera in quel di Modena nelle giornate del 12 e 13 novembre prossimi. Per fortuna All for Tiles c'è. In controtendenza rispetto a tutte le fiere di settore italiane non, che hanno gettato la spugna, per fortuna All for Tiles, la fiera delle materie prime, delle macchine e tecnologia, servizi, idee, dettagli, non cancella il suo appuntamento con l'industria ceramica italiana e aprirà regolarmente i battenti nel quartiere fieristico di Modena nelle giornate di giovedì 12 e venerdì 13 novembre 2020. Per fortuna All for Tiles c'è. Rimane l'unico momento di aggregazione di questo 2020 nel quale il comparto ceramico italiano può ritrovare se stesso dopo il lockdown, misurarsi con le restanti realtà della fornitura, confrontarsi con imprenditori, dirigenti e tecnici che operano nella produzione ceramica, prendere coscienza delle novità che fanno la differenza e consolidano il valore del Made in Italy. Per fortuna All for Tiles c'è, con le dovute distanze, nel rispetto dei nuovi regolamenti fieristici. Il settore ceramico italiano cercherà a Modena l'occasione per stare insieme, per fare strategia, per fare spogliatoio, per ricaricarsi e ritrovare le energie per il suo rilancio. Per fortuna All for Tiles c'è. L'obiettivo di quest'anno è raggiungere e superare i 150 espositori, ai quali gli organizzatori, cioè noi, proporranno anche la versione di fiera online for one year, grazie ad accurati servizi televisivi che andremo a realizzare negli stand e che saranno visibili durante tutto il 2021, sottotitolati in lingua inglese. Saranno visibili nell'home page, nello schermo grande, almeno 6 volte nel corso del prossimo anno. Saranno visibili all'interno del TG di Stretto, il notiziario ceramico quotidiano, unitamente ovviamente ai convegni che resteranno la colonna portante della manifestazione. Per fortuna, mi viene da dire, All for Tiles c'è.